Let's go! Bentornati, ovetti, su The Legend of Zelda The Minish Cap! Nello scorso episodio abbiamo scalato il Monte Fez e abbiamo raggiunto la miniera di Fusardo. E qui abbiamo Minish Montani, dovrebbero chiamarsi così. Questo è l'hip hop del minatore che lavora e suda per 24 ore, yeah! Sempre a scavare ed estrarre metalli e sulle mani siamo pieni di calli. Ok, comunque, il decano ci ha detto che qui c'è appunto Fusardo che può riparare la spada sacra. Altra cosa, abbiamo ottenuto un portabombe più grande e un'ampolla. Inoltre siamo a tipo, ecco, un cuore e tre quarti. Sì, stiamo messi un po' male. C'è qualcosa qua? Beh, no. Ci sono però dei letti. Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letti, 7 apprendisti, compreso Fusardo, quindi sono 6. Non ne ho idea, tu! Questa è la miniera di Fusardo e i suoi 7 apprendisti. Ok, perfetto, me l'ha detto lui, quindi sono 8 in totale. Sei qui per una spada? Devi andare giù in basso. Yo! Quindi andiamo giù in basso. Anche perché non voglio perdere troppo tempo. Oggi cominceremo e forse finiremo il secondo dungeon. Quindi prima mi sbrigo, meglio è per noi. Allora, indovinate chi tra questi 3 è Fusardo? Esatto, lui! Hip hop, hip hop! Sono Serset, il terzo fabbro di Tiloria. Lavoro con Fusardo e certo passerò alla storia. No, è lui Fusardo comunque. Quella tunica verde e quel cappuccio. Tu sei Link, il decano mi ha parlato di te. Io sono Fusardo, il capo dei fabbri di qui. Ti serve una spada sacra per liberare la principessa dal sortilegio, vero? Ma la spada, senza la forza degli elementi, non ha il potere di rompere tali incantesimi. Beh, dammi la spada Minish spezzata. Ho preso a cuore la sorte della principessa e ridarò forma e poteri a questo prodigioso oggetto. Però mi serve del tempo per lavorare sulla spada. Nel frattempo, devi andare a cercare gli elementi. Lì in fondo ci dovrebbe essere una miniera scavata tanto tempo fa dagli umani. Bene, posso dare inizio a questo solenne compito. Bene, Link, lasciamo ai fabbri questo lavoro e noi andiamo in cerca degli elementi. Certo, mio caro Eugenio, quindi perché non andare alla miniera degli esseri umani, quindi eccoci qua. Vai alla vecchia miniera? Si è parlato con Mastro Fusardo, non sarò io a fermarti. Fai attenzione, hip hop, hip hop. Quindi è il momento di trasformarci un'altra volta in esseri umani. Mi raccomando, non cadete qua sotto. Si può fare, non fatelo. E qui c'è un'altra lapide. Ma guarda, un altro segno. Ok, perfetto. Adesso andiamo nella miniera. Egeio, parlami. Che mi combini, giovane? Non abbiamo certo il tempo di oziare. Mentre Fusardo ripara la spada, andiamo a cercare gli elementi. Ok, caro, ma non importa. Grotta del fuoco. Wow, dentro fa ancora più caldo. Troviamolo in fretta, l'elemento. Voglio uscire al più presto da questo inferno. Coraggio, giovine. Ok, mio caro Egeio, ma prima ho assoluto bisogno di farmare giusto un po' di cuori extra perché sto messo male. Ok, adesso possiamo andare nelle viscere della terra. Beh, in realtà no, qua non possiamo andare, ma pazienza. Ora, anche se non avete la mappa, se siete entrati in una stanza, vedrete quella stanza dalla mappa che non è aggiornata, ok? A breve otterremo la mappa, quindi buon per noi. Se non sbaglio, ci serve adesso lo scudo. Spero che sia così. Allora, nuovi nemici, nuovi nemici! Bo-bombe! Una volta colpite, correranno all'impazzata. Attenzione, avessi avuto il boomerang. Il boomerang è incredibilmente comodo per non osare, ok? Il boomerang è incredibilmente comodo per one-shottare le bombe. Costava però 300 rupie, ricordo, e non l'ho preso perché non avevo 300 rupie, ok? Tuttavia, questo dungeon è fatto apposta per darvi un sacco di bombe, quindi pazienza. Con la tua spada non puoi fare granché contro quel carapace spinoso. Devi cercare di rovesciarlo, quindi usiamo il nostro scudo per rovesciare il carapace e poi colpire questi nemici qui. Due colpi dovrebbero bastare. E qui abbiamo la mappa della... Non è vero, è la bussola. Strano dare prima la bussola e poi la mappa, ma funziona. Ci sono un bel po' di cose da prendere qui. Un bel po' di cose da prendere qui. Il terzo piano sotterraneo è solo il boss, ve lo dico subito. Però, sì, prenderò tutti quanti i tesori, perché ovviamente... Adesso,
state attenti ogni volta che vedete delle rupie in questo modo, perché nella maggior parte dei casi, esatto, ci saranno dei like che vi possono rubare delle monete, delle rupie, scusate. Danno anche rupie in effetti. State attenti, succhieranno via solamente le vostre rupie, ma ci sono diversi tipi di like. Ok, questo qui rubava rupie verdi, quindi una rupia per volta, spammando il pulsante su, giù, sinistra e destra, insomma uscirete più in fretta. Attenzione, ok? Ci sono altri like che sono molto più fastidiosi. Ultima cosa, nella stanza precedente era possibile non toccarmi, ok? Era possibile, vabbè lo mostro, tanto perché ormai sto qua. Tornare all'ingresso, basta se non sbaglio spingere di qua? No, di qua? Come si spinge qua? Sono sicuro che si possa fare, gente. Qua? Ok, perfetto. Si può tornare all'ingresso quando volete, ma non potete farlo al contrario, insomma. È a senso unico. Non ti avvicinare, bomba! Ok, la bomba non è così importante se spammate il pulsante di attacco. Inoltre, non è così utile. È utile, ma avete anche voi delle bombe, quindi pazienza. No, ciu-ciu! Oddio! Gelatinoso, disgustoso. Allora, miniere, giusto? Mica mi combini, giovane. Sì, ok, ma non hai altro da dirci? Una miniera scavata tanto tempo fa dagli umani, ora infestata da spiriti. Sii prudente, mi raccomando. Ok, un altro indizio magari? Magari sono rimaste attrezzature che gli umani utilizzavano per i lavori. Vediamo se c'è qualcosa che può tornare utile anche a noi. Non lo so, magari è una miniera, quindi un... chi lo sa? Non è che lo vedremo adesso, quell'oggetto che useremo per andare su questi binari. Spoiler. Allora, vero, non si possono usare strumenti quando siete nel... nei tunnel. È una cosa molto stupida, ma è così, quindi... Mangia tuo fratello! No, ok, vieni qua. Ok, e addio, mio caro coso strano. Vi prometto che troverò i nomi ufficiali di questi mostri. Non adesso, però. Comunque, questo veicolo sicuramente lo usavano gli umani per spostarsi nella miniera. Proviamo a salirci. Che è successo? Non è che hai paura? Ma dai, non è proprio il caso. Dai, si parte! Beh, non abbiamo altra scelta, quindi... Abbiamo anche ucciso dei keys. Che cosa è successo? Dove sono? Giovane, perché la faccia allegra? Comunque, i veicoli degli umani non fanno per noi. Andiamo a piedi. Già, nel manga, una cosa che non vi ho detto nello scorso episodio, non è stata idea di Egeio usare Egeio per... volare nei vortici d'aria che abbiamo visto nello scorso episodio. Lo devo dire perché è importante per me dirlo. Ok, perfetto. Non mi ricordo i carretti come funzionavano nel manga. Dovrei rileggerlo in effetti, Comunque, potete usare le bombe per distruggere le mura senza usare le vostre bombe. È un modo più rapido per fare parecchie cose. Inoltre, questo gioco ha solamente due pulsanti per usare strumenti, quindi è sempre più pratico non usare strumenti. Vieni qua, ciccio, perfetto. Ah, quanto vorrei un oggetto che mi permetta di fare cose molto belle contro questi nemici qua. Magari un oggetto che riesca a togliere in fretta le loro maschere. Chi lo sa se lo prenderemo a breve. Vieni qua e addio. Un ingresso minish qui, di sorpresa in sorpresa. Se vuoi che ti faccia diventare piccolo, salici sopra e premi R. Allora, ricordo male o l'animazione è uguale alla roccia che abbiamo trovato nel Monte Fez? Dovrebbero esserci i cristalli verdi. Ho ragione? Ok, non c'è. Non ho premuto niente. Ero sicuro al 100% ci fossero altri cristalli verdi. Comunque, dobbiamo andare per di qui. Non possiamo fare niente contro queste tartarughe, quindi non andateci. Non andate neanche sopra, è inutile, perché c'è un buco e le buche grosse sono spaventose per i minish, a quanto pare, quindi... Allora, andiamo via. E per noi adesso, che non siamo minish, ma siamo piccoli, quindi pazienza. E adesso... l'infamata, c'è un coso qui, un frammento di cuore, che noi non possiamo prendere, quindi, ahimè, pazienza, insomma. Tuttavia, c'è uno scrigno grande lì, perché non andare a prenderlo? Non possiamo scendere per le scale, ma possiamo scendere per di qua. Devo dirlo? Lo dico, va bene, attenzione al fuoco! Oh. Adesso. Questi cosi, non li ricordavo qui, comunque, queste fiamme si possono spegnere sia con la spada che con la giara magica. Attenzione. Oh, cuori, grazie. Comunque, senti Ciucciù, te ne vai via. Oh, perché non vuoi essere sconfitto? Mappa del labirinto. Ok, allora.
Quanto è grande questo labirinto? Non troppo, in effetti. Abbastanza, sì, ma non troppo. Abbiamo ancora un bel po' di scrigni da prendere, però. Un bel po' di scrigni da prendere. Molti di questi sono frammenti di gioia. E per la mia gioia sono frammenti di gioia. Comunque, frammento di gioia. È un pezzo di pietra prodigiosa che pare apporti felicità. Grazie, ma non serviva così tanto. Wow, sembra bollente. Non vorrei proprio cadere lì dentro. Beh, contando che, non lo so, la lava non fa molto bene agli esseri umani. Comunque, allora, attenzione. Distruggiamo queste cose. Nessun oggetto particolare. Va tutto bene. Va tutto bene, attenzione alle fiamme. E ora, mi hai ridato il cuore. E ora possiamo andare avanti. Allora, giusto, fermi, sì. State attenti, ricordate la meccanica che vi ho detto l'altra volta del... Ah, state attenti a quelle foglie d'acqua, esatto. Sull'acqua più che altro. Stessa cosa con la lava. Quindi lanciamo. Oh no! No, 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 no. Vieni qua. Ok. Sfortunatamente è un po' difficile tirare questi cosi nel punto giusto. Fortunatamente vi danno un sacco di tentativi extra, perché non dovete per forza buttare tutti questi nemici nelle loro buche. Insomma, qua intanto abbiamo una rupia verde, grande, 50 rupie, non si buttano mai, anche perché, è davvero utile avere tante rupie dopo questo dungeon. Mamma mia, già dal prossimo episodio comincerà una serie di fusioni per i frammenti di gioia che, molto belle, molto belle. Comunque, Egeio, voliamo via! Attenzione a non cadere nella lava, perfetto. E abbiamo fortunatamente un altro tornado qui che ci può portare, spero, senza problemi. Qui. Va tutto quanto bene. Ora spingi via il coso. Premi il pulsante per aprire la porta e spingiamo questo coso. Se non sbaglio, spingere è meglio di tirare. Ho ragione? Sì, tirare è più lento di spingere. Quindi mi raccomando, scusatemi, grazie. State attenti. E qui abbiamo una piccola chiave. Può aprire portoni e altri ostacoli. Wow, non lo sapevo. Allora, adesso, dove siamo? Ah, siamo qua un'altra volta? Sì, siamo qua. Che io possa andare adesso per di qua è molto probabile, perché non ricordo nient'altro. Ok, perfetto, quindi apriamo la porta e si va avanti verso... Non cadiamo di sotto. L'altra leva. Ok, adesso l'ho detto, siete contenti? La leva cambia la direzione dei binari, ovviamente, quindi... Peccato per il portacuore. Comunque, ora possiamo andare avanti e usare... Beh, in effetti non serve. Non devo per forza affrontare questi nemici, quindi andiamo avanti e basta. Nuove trappole. Occhio. Occhio, seriamente. Potrebbero farvi la bua. Così come questi pipistrelli che vi potrebbero far cadere nella lava. Ok. Niente di problematico. E qui abbiamo indovinato un po' cosa da far esplodere. Quindi vai così. Ed esplodi. Intanto io mi occupo di questi ciucciù. Fai boom boom. Ok, quindi adesso abbiamo un altro frammento di cuore, anzi, un altro portacuore. Sei portacuori, sei esagono, adoro gli esagoni. Quindi andiamo avanti. Qua non possiamo ancora fare niente, perché il carretto è girato al contrario. Ma, scudo, potrebbe essere utile qui. Perché? Beh... Ciucciu! Ah! Ok, si possono stunnare se usate l'attacco vorticoso. Però stai attenti, ok? Vai. Spin attack! Ok, cerchiamo di sconfiggerli. Praticamente questo è il mini boss del dungeon, eh. Non ho preso neanche un po' di danno per ora, cosa molto buona. No! No, 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 lo, lo, lo. Addio, cosi strani. Te. No, ti voglio sconfiggere per bene. Addio. Abbiamo ottenuto il bastone sottosopra, chiamato anche il bastone di Pucci nel manga, e il bastone di Pacci in inglese. Ok, comunque, bastone prodigioso in grado di capovolgere le cose. Può anche concentrare l'energia nei buchi e farti saltare. Ok, strumento del dungeon ed è molto comodo per un sacco di cose. Ricordate quelle tartarughe spinose? Adesso sono eccessivamente easy, così come è easy anche andare avanti qua. Quindi, bastone di Pucci! Ok, può anche capovolgere queste cose e ci serve per andare avanti, quindi attenzione. Egeio?
giovane. Perché non provare a usare il bastone sottosopra? Secondo me da qualche parte c'è un posto che raccoglie il raggio del bastone e può farci salire in un attimo. Boing! L'ha detto la descrizione 2 secondi fa, quindi... Stupeficium! Ok, perfetto, volevo farlo. Andiamo qui. Teletrasporto. Grazie mille, il teletrasporto è indispensabile. Beh, neanche così tanto, ma è molto utile. Ora però possiamo andare per di qua e prendere questo oggetto. Se non sbaglio, questa è una piccola chiave. Stiamo, mi sa, prendendo tutti quanti gli oggetti del dungeon e la cosa mi rende molto lieto. Quindi andiamo qui. Abbiamo ottenuto la piccola chiave, ok. Il bastone si può usare in molti luoghi, ok. Anche luoghi che non sembrano adatti a questo bastone. E molti nemici sono sorprendentemente deboli al bastone di Pucci barra sottosopra. È uguale, ok. Tuttavia, non li vedremo per un bel po', escludendo quelli che abbiamo già visto oggi. Allora, nuove trappole. Sono trappole verdi. E lì c'è un ingresso minish, quindi indovinate un po'. Trasformazione. Attenzione, andiamo avanti. Credo che si possano bloccare con lo scudo se siete... oddio, adulti. Se siete grandi, se siete Link grandi. Così come questi nuovi nemici, quindi fatemi mettere lo scudo, grazie mille, ok, gioco. Allora, questi cosi non fanno niente. La maggior parte dei nemici, anzi, tutti i nemici di grandezza normale, insomma, non faranno niente se siete minish. Perché? Perché possono appunto... dai, sbatti contro di me. Perfetto. Possono appunto... non vedervi, non vi vedono. Ora, lo scudo è buono, ma non è onnipotente. Quindi attenzione, mi raccomando, schivate questi nemici. E dovreste stare a posto. Sono piccole trappole, niente di che. Bastone sottosopra, voilà. E adesso si va. Ok, cambio. E si va un'altra volta. Ok, questa zona me la ricordo molto molto bene. Tu, vieni qua. Fare centro alle, alla prima botta è una cosa rara. Ok, vediamo se riesco a farcela. Adesso, questi nemici qui sono vulnerabili? Ovviamente. Al bastone sottosopra, perché, sì, non cambia niente. La spada e il bastone hanno lo stesso compito. Vediamo se riesco a fare buca. Ok, perfetto. Ora bisogna tirare. Ancora. Link diventerà rosso come un peperone, non so neanche io perché. Rosso, più che altro, come le scarpe di Link, se la cosa ha senso. Va bene, non possiamo fare nient'altro con questa leva. Dobbiamo per forza metterla nel buco, quindi vai così. Leva. E ora andiamo avanti. Ho mancato qualcosa? Sembra di... no, per ora. Ok, perfetto, va tutto quanto molto bene allora. Adesso, scrigni. Devo scendere da qua, vero? No, 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 no. Devo scendere da qua. Ok, frammento di gioia blu. Vedremo più tardi quali frammenti sono. Perché vi ho già detto due tipi di frammenti di gioia blu. Quindi non ci interessa particolarmente che tipo di frammento sono. Ma da questi scrigni uscirà sempre lo stesso frammento, ok? Ho detto che non l'avrei fatto, ma ok, eccoli qua. Adesso abbiamo per esempio il Pac-Man verde, insomma. E ne abbiamo uno rosso che non so quando ho preso, ma non importa. Scendiamo per di qua e andiamo avanti per questa zona qua, credo. Sì, occhio alla lava. Siamo già quasi arrivati alla fine del dungeon. Già, ci serve il bastone di Pucci che abbiamo, ok. Chiedo scusa se lo chiamo così, ma è il nome con cui lo conosco dal manga. Ok, occhio a queste piattaforme, mi raccomando. Adesso, ci sono alcuni scrigni che si possono mancare qua, ovviamente. Vai, 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 ok, vai così. Adesso andiamo anche noi. No! Ok, va tutto bene. Ci conviene aspettare giusto un po' qui. Meglio prendere qualche altra rupia, o forse no, ma non importa. Bastone! No, 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 non cadere, non cadere, ok. Bastone sottosopra, perfetto. Manca ancora una cosa, vai qua, perfetto. E ce l'abbiamo fatta, ok, siamo vivi, siamo vegeti. Cosa importante, se... ok, non ha droppato niente, per fortuna. Se cadete nella lava dovete ricominciare il puzzle da capo. Occhio. Cosa c'è qua? Beh, non lo so, ma si possono parare con lo scudo, for... Ah, no, un attimo. Prima vediamo se si possono... Così? Nope, ok. Vediamo un po'. Scudo, funziona lo scudo? Dovrebbe, vediamo. Shield! Esatto, però vi farà comunque danno, ma non importa. Frammento di gioia! Ok, vediamo se Tonks riesce a fare lo sneaky sneaky. Ok, non ce l'ha fatta, ma... pazienza, pazienza. Dunque, bastone sottosopra. Chiedo scusa se ogni tanto lo chiamerò di Pucci, ma è la stessa cosa, ok? È seriamente la stessa identica cosa. Quindi vai così. O di Pacci.
Oddio, giuro che devo rileggere il manga. Perché, ripeto, in inglese è patchy. Non vorrei che in italiano anche fosse patchy. Il bastone sotto sopra e basta. Per ora. Va bene, ora dobbiamo volare, quindi. Perché camminare quando puoi volare? Andiamo per di qua. Scendiamo per di qui. E Egeio, vola per bene, grazie. E dovrebbero esserci un bel po' di oggetti che abbiamo mancato. Tre scrigni, vero? Sì. Di cui uno è la chiave del boss. Scusatemi, la grande chiave. Allora, si va sopra la lava. Attenzione perché se non sbaglio, sopra questi cosi di roccia, Link si incastra. Quindi occhio. Qui intanto abbiamo un altro scrigno che dovrebbe essere indovinato un po'. Esatto, una rupia blu. Pensavate frammento di cuore, eh? Comunque, sì, pensavate più che altro frammento di gioia, non di cuore, ma non importa. Andiamo, Lonk. Vai per di qua. Annulliamo, attenzione, abbiamo raggiunto la fine. Oh, cuori, grazie. Ancora. Salta. E prendiamo gli ultimi due scrigni. Mi sa che riuscirò a finire il dungeon senza nessun problema. Cosa molto buona per me. Cosa negativa invece potrebbe essere il fatto che contavo di finire il dungeon in due episodi. Quindi questo let's play potrebbe essere di 20 parti, non 25, ma non importa. Frammento di gioia. E adesso possiamo andare dal boss. Andiamo, Egeio. Beh, ancora no, devo prima rivolare. Ok. E dovrei essere arrivato se vado per di qua, un po' più a sinistra o più a destra più che altro. Ed eccoci qui. Voilà. Grande chiave. Ora devo scendere per di qua. Ok, teletrasporto. Bastone sotto sopra. Fammi andare per di qui. E prima di andare avanti, armativi di ampolla. Non l'abbiamo presa quando potevo prenderla, una fatina. Ma qui dovrebbero esserci fate. Ho ragione? Ho ragione. Fatina, vieni qui. Hai rinchiuso nell'ampolla una fata, una compagna fidata. Ti tira su quando perdi i sensi, grazie. Non danno altri oggetti, vero? Dovrebbero dare altre fate, esatto, che vi curano e basta. Ma non bombe. Ma non ci servono bombe, quindi andiamo dal boss. Oh no, è un Lapras di fuoco. Beh, tecnicamente lo è. No! Va bene, non è un problema. Ho consumato la fatina. Comunque, bastone sotto sopra. E adesso saltiamo sul groppo per attaccare il cristallo. Perché ovviamente il cristallo e gli occhi sono i punti deboli di ogni singolo nemico di Zelda. Quindi l'importante è stare attenti. Una volta colpito, attenzione perché farà tremare tutto quanto. Mi aspettavo un'altra cosa in effetti, cosa che non ha fatto, buon per noi. Il guscio si può capovolgere solamente quando è secco, credo. Vai così, no, vai così, perfetto. E vai giù, e adesso attacchiamo il cristallo. Scusi? Ah, giusto, whoops, ho failato una cosa, ma non importa. Vero, l'avessi colpito un'altra volta in più nel primo ciclo di attacco, sarebbe successo questo. Ossia la lava si sta espandendo. Oh no! Beh, se stiamo attenti non dovrei avere quasi nessun problema, perché la lava non va oltre un tot. Non è così unfair come boss. Però sì, avrei dovuto colpirlo leggermente meglio. Vai, avvolgiti. Ancora no, ancora no, perfetto. Vai. Ok. Adesso attenzione, facciamo i colpi giusti. Ok, dovrebbe bastare. Ho fatto bene stavolta, oppure no? Se la lava si espande... No, perfetto, allora... Oh, perfetto! Quindi si può finire in tre cicli... tre cicli di attacco. Attenzione, io ho sbagliato, ma non importa. Cuore, grazie mille. Come potete notare, almeno i primi boss non sono così complessi, sono abbastanza facili, perché ovviamente sono i primi boss. L'importante è stare attenti, guardate. Non funziona perché è bollente, ma adesso lo posso fare. Dove sei? Oh no, dai! Va bene, a quanto pare ci metterò un po' più di tempo a finire questo boss. Va bene, non importa, non importa. In effetti è meglio togliere le... Com'è che si chiamano? Queste cose infuocate, perché altrimenti vi può trollare. Allora, girati caro, girati un altro po'. Ok, sta fermo per due secondi. Ok, placement perfetto. E adesso, addio!
hai preso il rubino dei... l'elemento fiamma, esso raccoglie in sé la forza di tutte le fonti di luce e di calore. E qui abbiamo il nostro settimo portacuore, quindi possiamo uscire. Ah, oh, quanto scottava. Mi stava prendendo fuoco il sedere. Ma tu non hai il sedere. Sei un cappello, come fa... Vabbè, coraggio, torniamo da Fusardo. Beh, posso farlo, quindi andiamo da Fusardo e poi faremo altre cose direttamente nel prossimo episodio. Anche perché, sì, tante side quest da fare. Allora, Fusardo, sono qui. Oh, che bella spada verde. Hai fatto più presto del previsto. Anche noi abbiamo lavorato bene. Tieniti forte, quest'altro non è che la nuova spada. Ti hanno forgiato la spada nobile e bianca e luccicante, proprio bella. Nella versione inglese si chiama spada bianca, che credo sia un riferimento al primo Zelda, ma non importa. Riponi la spada Smith. Quando racchiuderà il potere dei quattro elementi, essa sarà una spada sacra. Sappiamo dalle parole del decano che l'unico luogo in cui in cui il travaso di poteri possibile è un santuario. È un luogo speciale, al confine tra il mondo degli umani e quello dei Minish. Il passaggio tra i due mondi si apre solo una volta ogni 100 anni. Dovrebbe trovarsi nel castello di Hyrule. Una volta rinforzata, la spada sarà certamente in grado di spezzare il sortilegio. E tu riuscirai nell'impresa, ne sono certo. Quindi, Egeo? Per infondere la spada sacra e il potere dei quattro elementi bisogna andare al santuario. E l'ingresso del santuario è al castello di Hyrule. Sai la strada per il castello? Bene, in marcia. Beh, non oggi, perché la spada nobile è più forte della spada Smith. Prima, la spada Smith faceva solamente, se non sbaglio, metà cuore di danno ai nemici. Adesso fa un cuore pieno di danno ai nemici. È molto buona, ma non faremo niente oggi. Quindi, io adesso vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte di The Legend of Zelda The Minish Cap, dove andremo nel santuario, ma faremo anche un sacco di fusioni e cose extra. See you next time, baby! Spin Attack!